Federico Righini, Global Capital Group. Buongiorno Federico, buon anno e ben ritrovato sulle fonti. Buongiorno, buon anno. Federico, come interpreti la reazione dei mercati, soprattutto dopo tutto ciò che è successo, a partire dal caos Capitol Hill, ma poi anche le elezioni a Georgia? Come mai non è preoccupato il comparto tech? Ovviamente, mi dico che c'è da preoccuparsi in quanto molto probabilmente l'amministrazione Biden aumenterà le tasse. Beh sì, innanzitutto c'è da prendere in considerazione il fatto che sì, i democratici hanno vinto al Senato, però diciamo che tutta questa maggioranza poi non ce l'hanno, sono comunque 50-50, sappiamo che il voto di Kamala Harris vale doppio, però sappiamo anche che molti dei democratici che sono stati eletti alla Camera sono molto conservatori, sono del lato conservatore del Partito Democratico. Questo fondamentalmente significa che comunque l'amministrazione Biden avrà delle difficoltà a passare delle riforme particolarmente estreme. Sicuramente avrà più probabilità rispetto a quella che avrebbe avuto rispetto alla situazione nel caso in cui almeno un repubblicano avesse vinto in Georgia, però diciamo che la situazione non è particolarmente spianata per loro. Quindi questa penso sia la prima considerazione importantissima al riguardo. Detto questo, sicuramente Cognieri, per quanto sia sicuramente detto di molti, ma una delle pagine più tragiche della storia degli Stati Uniti, dove viene minata probabilmente per sempre quella che è l'idea di una democrazia intonsa, che era nell'immaginario pubblico. Detto questo, passato il problema, il passato il fatto, quello che porta questa giornata è stabilità politica, perché finalmente finisce la querela riguardo all'amministrazione. A questo punto è ufficiale, non ci potranno essere colpi di scena, quindi questo sicuramente porta stabilità politica che favorisce il mercato e sicuramente porta anche qualche preoccupazione, come giustamente accennavi, per alcuni comparti. Ieri abbiamo visto un po' di rotazione, quindi fuori dal tech, che mentre hanno fatto molto bene tutte quelle azioni che compagnie che tendono a performare meglio quando l'economia americana è in salute, oppure ci si aspetta un grosso piano di stimoli sul territorio americano. Per questo le banche, le small cap hanno fatto molto bene, c'è stata un po' di rotazione sul tech, però insomma direi che è stata più una pausa. In questo momento ancora i trend sono molto positivi, quindi diciamo con la corsa che si è avuta negli ultimi mesi non ci si può sorprendere troppo di un giorno di correzione, anche se vengono toccate delle cifre intorno all'1,5%, non è un particolarmente severo come correzione. Ecco, quando abbiamo visto le minute della Fed, c'è stato qualcosa che ti ha particolarmente preoccupato? Perché, ecco, il bollettino della BCE sicuramente disturba. No, direi di no, nel senso che sui minuti della Fed non ci sono state assolutamente nessun tipo di sorprese, era quello che ci si aspettava e appunto noi ci aspettiamo continuamente, con supporto continuo per i prossimi anni, questo sicuramente ci sarà. La Banca Centrale Americana ha dimostrato bene di essere molto committed, impegnata a quella che è la continuazione della sua strategia e in particolare con questa nuova amministrazione riuscirà finalmente a armonizzare politica fiscale e economica. Quindi io credo che gli Stati Uniti, da questo, lo stiamo ripetendo da molto tempo, gli Stati Uniti abbiano interpretato la reazione a questa pandemia in un modo particolarmente diverso da quello dell'Europa, che diciamo segue altre logiche, cerca di fare altri tipi di interessi. Possiamo attenderci qualche cambiamento del dollaro, dell'andamento del dollaro, perché è inchiodato sotto quota 90? Che cosa potrebbe impattarlo e che cosa potrebbe, come dire, alzare i livelli, ecco? Beh, diciamo che la reazione che si vede oggi sul dollaro è abbastanza controintuitiva, perché ci si aspetterebbe che con una vittoria dei democratici, una più alta probabilità di un piano di stimolo importante, il dollaro, diciamo, dovesse perdere. Ora è anche vero che questa azione di fatto più o meno era in ogni caso stata scontata, un piano infrastrutturale negli Stati Uniti, indipendentemente dalle elezioni di ieri, ci sarebbe stato. Quindi diciamo è stato più un cosiddetto buy the rumor, sell the news tipo di evento. Quindi, e io credo che il dollaro in questo momento ovviamente stia ancora risentendo di queste spinte riflazionarie che ci si aspetta a questo punto arriveranno, se non già quest'anno, sicuramente l'anno prossimo.
però io sono confidente che già quest'anno dovremmo iniziare a vedere inflazione negli Stati Uniti, soprattutto a seguito di questi piani di spesa che penso non potranno essere evitati a livello di deficit statale. Quindi sicuramente un po' di inflazione può anche spiegare, e un po' attesa di inflazione può spiegare questo fenomeno, però io mi aspetto nel 2021 un dollaro abbastanza stabile a questi livelli. Potremmo vedere sicuramente un po' di oscillazione, ma non credo che poi verrà perso molto valore. Ecco, volevo chiederti anche una previsione per quanto concerne loro e poi ovviamente ci tenevo a sentire il tuo parere, che cosa ci sta indicando il mercato obbligazionario, perché anche nel mentre parliamo il decennale americano, ovviamente i treasury, il rendimento dei treasury sta ecco, aumentando, siamo a più 3,25, rende l'1,07 ed era sotto l'1%. Sì, allora, per quanto riguarda loro, io credo che il trend positivo che abbiamo visto già nel 2020 potrebbe continuare, anche se ovviamente bisogna stare attenti a non pensare a loro come un asset class che può completamente risolvere i problemi o assorbire il rischio di investimenti in settori azionari. Quindi sicuramente secondo me loro è posizionato ancora bene per fare buone performance nel 2021, dato che i trend iniziati da dalle banche centrali del mondo continuano piovere liquidità nel sistema, e questo storicamente aiuta loro. Questo ovviamente però lo fa in una maniera molto diversa in cui lo faceva ad esempio 20 anni fa, 30 anni fa, quindi è una considerazione importante. Sì, guardiamo loro cosa farà, però non pensiamo a loro come unico hedge possibile o esistente sul mercato, perché assolutamente non è qualcosa di perfetto. Mentre per quanto riguarda il decennale americano, sì, io mi aspetto che continueremo a vedere anche dei rendimenti un po' più alti, come avevamo detto già qualche settimana fa, questo in virtù proprio dell'aspettativa di reflation, quindi un ritorno all'inflazione. È un qualcosa che questo si vede non solamente sul decennale, ma lo si vede anche in molti altri comparti azionari, ad esempio il comparto relativo a quello delle materie prime, che tendenzialmente crescono in valore e quando scontano un aumento di inflazione. Quindi diciamo ci sono diversi fattori nel mercato, diversi comparti, diversi asset class che ci stanno dando esattamente questo tipo di suggerimento, ovvero un'aspettativa di un ritorno all'inflazione nel 2021. Grazie mille, Federico Righini, Global Capital Group, grazie mille per essere stato con noi e buon proseguimento. Grazie, buon lavoro.